il metabolismo come bersaglio per trattare il tumore. Il nostro gruppo di ricerca si occupa ormai da molti anni dello studio delle caratteristiche del tumore, in particolare dell'adenocarcinoma duttale del pancreas. Per metabolismo energetico si intende l'utilizzo di carboidrati, proteine, lipidi da parte delle cellule per ottenere energia, energia che viene utilizzata ad esempio per proliferare. Uno dei nostri obiettivi quindi è quello di studiare l'assetto metabolico di una sottoclasse di cellule tumorali dette cellule staminali tumorali che possiedono una particolare aggressività e quindi identificare dei target a scopo terapeutico. Generalmente il tumore si manifesta come una struttura complessa ed eterogenea, proprio come il cubo, oggetto simbolico, che ben rappresenta questa complessità e la sfida che è quella di identificare una terapia in modo da eliminare le varie cellule che caratterizzano il tumore, in particolare le cellule più aggressive. Recentemente il nostro gruppo di ricerca ha pubblicato un articolo su una rivista scientifica. Questo lavoro è frutto di un lavoro di squadra, di un team di ricerca, dove tutti i componenti hanno contribuito all'ottenimento di importanti risultati. I risultati, infatti, della nostra ricerca hanno evidenziato che le cellule staminali tumorali, invece di possedere un metabolismo statico, vanno incontro a modificazioni del loro metabolismo fino al raggiungimento di uno stato di quiescenza. Questa quiescenza è anche detta stato di cellula dormiente. Infatti, quando una cellula dormiente si risveglia, anche a distanza di mesi o anni, è in grado di riformare un tumore con caratteristiche ancor più aggressive. E il nostro studio ha evidenziato che una cellula dormiente che si risveglia ha delle caratteristiche metaboliche che conferiscono questa elevata aggressività. La ricerca continua verso l'identificazione di target metabolici tipici delle cellule staminali tumorali per evitare che queste raggiungano lo stato di cellula dormiente. Poter identificare queste caratteristiche è fondamentale per l'ottenimento di terapie efficaci e i nostri risultati contribuiscono in parte al raggiungimento di questo obiettivo. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante l'emergenza Covid. Thank you.